Rimane tutto come prima, la Reggiana rimonta sul campo del Cesena che mantiene 2 punti di vantaggio sul Pescara e incrementa di una lunghezza il margine sull'Entella KO. A Grosseto è attualmente quinto. A proposito, vale la pena ricordare la regola: ai playoff nazionali andrà, come statuito dall'articolo 49 delle NOIF, la quarta classificata del girone A, dal momento che in finale di Coppa Italia si sfidano 2 squadre dello stesso raggruppamento, Sud Tirol e Padova. In sintesi, per accedere direttamente alla seconda fase dei playoff, saltando i primi 2 turni, il Pescara deve puntare al terzo posto. Le speranze restano intatte. Il Cesena incrocerà l'Entella al Manuzzi domenica 3 aprile. Alla penultima, giovedì 14, i Liguri saranno di scena a Reggio Emilia. Nelle restanti partite all'Adriatico, i biancazzurri affronteranno Pontedera, Grosseto e Imolese. Lucchese e Pistoiese in trasferta. Bisognerà insomma spingere forte. Da dopo Reggio Emilia. Col nuovo modulo la squadra è sicuramente migliorata. Nelle ultime 8 gare, 4 successi, 3 pareggi e il beffardo KO patito a Modena. Soltanto 4 reti incassate e altrettanti clean sheet, che sarebbero potuti essere addirittura 6 senza i gol subiti all'ultimo respiro contro Modena e Siena. Quarta migliore difesa, senza dubbio una notizia. 34 gol al passivo, come la Lucchese. Meglio hanno fatto Reggiana 21, Modena 22 e Cesena 25. Domenica prossima l'Adriatico, ore 14:30, il Pontedera che occupa la 10ª posizione, ultima utile per i playoff, in coabitazione con la Lucchese. A rientro Drudi e Cernigoi, fuori in grosso per squalifica, soprattutto Super Sorrentino, impegnato sino a lunedì 28 marzo con la nazionale Under 20 di Alberto Bollini. Sarà rimpiazzato da Alessandro Iacobucci.